Non c'è in questo momento nessuna fonte scientificamente solida che sostenga che sia possibile arrivare ad un'immunità di gregge lasciando correre il virus. Due cose sono importanti, è importante dire. La prima è che il Covid non è un'influenza. Il Covid è molto più grave di un'influenza, ha 10 volte circa la mortalità dell'influenza e ha delle conseguenze come il long Covid che possono rendere un soggetto disabile per periodi molto lunghi. Questo è il primo aspetto che bisogna sottolineare. Il secondo aspetto è che lasciare correre il virus, quindi lasciare che ci sia in qualche modo la capacità del virus di circolare, di infettare, dà dei vantaggi enormi al virus, perché questo significa che il virus si può replicare molto più velocemente e, come abbiamo visto, si possono generare nuove varianti. Nuove varianti, finora quello che è successo è che sono state sempre più contagiose rispetto alle precedenti e l'ultima variante, la BA5, che è quella attualmente circolante, sembra avere peraltro ripreso la capacità di penetrare nei polmoni. Come ricordava prima la direttrice generale, si sono riviste le polmonite che sembravano essere scomparse. Quindi non è detto che progressivamente le varianti diventino sempre meno pericolose, sempre meno aggressive. Questo finora non è successo. Quindi evitiamo di dare l'idea che appunto sia preferibile contrarre l'infezione naturalmente, perché questa ci può proteggere, perché questa ci dà in qualche modo la capacità di superare la fase epidemica, perché questo finora non è successo.